even get to cause. Salve a tutti ragazzi, oggi sono qui per presentarvi un nuovo test mod su Farm Simulator 2015. Come sempre, oggi per gli amanti dei John Deere vi presento un 7930 convertito. Allora devo dire che non è niente male, io l'ho trovato su un sito, spero non sia rubato, convertito senza permessi, perché è sempre un po' rischioso andare a fare i test mod ragazzi certe volte. Mi spero ben che sia stato fatto su richiesta e tutto quanto, o che l'abbia convertito direttamente chi lo ha fatto, quindi speriamo bene. Non conosco tutti i modelli e tutto quanto, quindi vabbè, mi vi presento a mod dopo. Oh, ragazzi, non posso mia far miracoli. Comunque devo dire che è fatto bene, a parte qualcosina qua e là da un po' da risistemare per il 2015. Abbiamo così una foto real da alcune parti del motore, come potete vedere. Doppie ruote che si aggiungono e tolgono con i tasti N e M, e zavorratura ulteriore che è appunto sempre possibile mettere premendo il tasto 6. Ho fatto delle prove di traino, diciamo, col carro in salita, in discesa. Devo dire che insomma non è che vada troppo veloce in salita, siamo sui 7 km orari. Comunque, cioè, io gli avrei dato un po' più potenza, sinceramente. Bel sound, specchietti funzionanti, non ha IC né altro, né animazioni interne. Scusate me. Ok, così praticamente senza ruote, che in realtà non servono a niente perché non fanno neanche la traccia per terra, quindi è solo a livello visivo. Poi col tasto 6 vedete, potete togliere praticamente la zavorratura, si vedono tutti i bulloni e le cose per gonfiare gomme e tutto quanto. Dopo cos'era? Il tasto T per mettere e togliere, diciamo, gli indicatori, qua non sono indicatori ma non mi ricordo il nome, bisogna che vai a vedere, gli warning sign, sarebbe i segni di attenzione, vabbè, genere, vabbè, insomma, vi capivo. Il fumo va verso il basso, cioè che se passa a pressione, e no, qua va verso l'alto, dipende dove che girai, a pressione si alza, si sbassa. Una cosa che non mi piace è il lampeggiante, che c'è praticamente un doppio lampeggiante mezzo 2015 mezzo 2013, che potevano secondo me sostituire del tutto. E comunque per il resto va bene. Sempre sto fatto del volante che gira poco, che non mi piace sinceramente, un po' scarso di oggettistica, mi non so quanto che potrei andare adesso, se non fosse perché non dice farming, non c'è né animazione, niente, un po' crudo, diciamo. E come vedete, ah no, c'è, scusami, sono abituato con Fendet e quindi no, non me se butta l'occhio. Comunque come vedete, pochi cavalli secondo me per la grandezza del trattore, andare su 7 km orari con un carro vuoto non oso pensare se fosse pieno, quindi una cosettina da sistemare. Per il resto devo dire che comunque va bene, non ha eccessivi problemi, funziona bene. I fari praticamente sono un po' così, ci sono questi qua che anche questi, diciamo, non mi piacciono tanto, vedete, così con la luce che ve la punta così, che poi faccia luce o meno, come vedete magari si accende tutto, però visivamente si spengono, nel senso rimane la luminosità, però non si vede, diciamo, il faro acceso, ecco, se uno può spiegarsi così. Comunque dai, nel complesso non è niente male, però ho bisogno di essere un po' risistemato, come d'altronde anche i Fendet un po' la scorsa volta, come altre mod, essendo le versioni, le prime versioni che vengono fuori, diciamo ancora all'inizio del gioco, non sta uscendo ancora niente di così
veramente essenziale, tranne appunto cose convertite o comunque mezze riprese, devo dire che siamo a buon punto. Bene ragazzi, direi che anche per questo test mod veloce è tutto. Mi raccomando, commentate, iscrivetevi, lasciate un bel like. E questo è il trattore, buoni dettagli comunque anche un po' sul retro. Abbiamo varie cannettine, due o tre cosettine, comunque è tutto del 2013, sicuramente l'avrete anche già visto, in effetti mi sembrava anche già di averlo visto. E bene, ciao a tutti e alla prossima, ciao ciao!